Un'altra bella edizione a Ingra dell'Epic Race, molto partecipata. Sì, record di iscritti quest'anno, abbiamo avuto veramente tanta passione, tanto interesse per questa gara che è la terza edizione, è un altro modo, come diciamo noi, di dire che Ingria c'è. Anche se il tempo è incerto, non li ha fermati? No, non li ha fermati, come ogni anno per fortuna piove in pausa pranzo e quindi anche al pomeriggio abbiamo potuto concludere questa giornata veramente splendida. Tra l'altro abbiamo anche quest'anno associato un raduno di auto che è andato molto bene, ci sono stati dei modelli molto interessanti, anche rari, e ci accingiamo per il prossimo anno a continuare questa tradizione, sempre la prima domenica di giugno. Una rispolverata da passato con le Vespe e con i Ciao. Sì, una rispolverata, una nostra caratteristica è rinnovarci, nel senso crediamo che gli eventi dopo un po' di anni debbano sempre avere delle idee nuove per poter attrarre il turismo, quindi pensiamo che magari certi eventi fatti troppi anni possano anche annoiare, quindi ci piace anche rinnovare le idee e poter magari associare a delle vecchie idee, delle idee nuove, così per attirare un turismo sempre diverso. Ingria non si ferma, tra poco il Woodstock Festival. Woodstock Festival quest'anno cadrà venerdì 15 e sabato 16 giugno, ci saranno come al solito tanti complessi rock del territorio del Canavese della provincia di Torino, tra l'altro segnalo che anche quest'anno ci sarà il sabato lo street food che lo scorso anno ha riscosso molto successo e quindi vi aspettiamo anche a Woodstock per divertirci con noi a Ingria.